Io ho distrutto una vita. L'alba era spuntata presto e colorava di rosa il cielo senza nuvole. I cacciatori si fermarono sulla collina per riposare dopo la ripida salita fino alla cima. Benedetto accese la pipa e contemplò il sole che si alzava dietro i comignoli del borgo medioevale. Disse al figlioletto di stargli vicino. La grande tenuta dove avrebbero trovata carne per i loro fucili rimaneva nascosta alla vista dal fitto fogliame di querce e betulle. Più in là un pennacchio sottile di fumo si alzava da una casa colonica. Più oltre passava il treno che li aveva portati sul terreno di caccia. Il figlio di Benedetto, un bambino di 13 anni, con gli occhi appannati e la mente intorpidita dal sonno, era aggrappato al fucile che il padre lo obbligava a portare. Ormai il sole illuminava quasi tutta la valle e il punto del bosco verso cui la comitiva di caccia si dirigeva. La figuretta del figlio di Benedetto entrò nell'ombra per un attimo, camminando piano, poi riemerse al sole con il fucile scintillante. I cani attraversarono il cortile di una casa colonica e il contadino inveì contro i cacciatori, perché i cani gli sporcavano il cortile. Benedetto si scusò con il contadino e abbracciò l'ambiente intorno con lo sguardo. Scorse una tortorella quasi nascosta tra le fronde di un albero. Disse al figlio di far presto e di non far cadere il fucile. Il ragazzino si affrettò verso il padre. Il sole brillava a perdita d'occhio sull'onda lunga della valle. Dopo un breve calcolo della distanza, Benedetto ordinò al figlio di imbracciare il fucile e di sparare alla tortorella. Era la prima volta che il ragazzino sparava e disse ancora una volta che non avrebbe voluto sparare. Benedetto non gli dette ascolto e con un gesto brusco spostò il figlio e il fucile nel punto in cui voleva che si appostasse. Avvisò inutilmente il figlio che soffiava una brezza da nord e doveva tenerne conto perché i pallini erano leggeri e avrebbero deviato. Spostò ancora il fucile e il bambino in favore della brezza e gli ordinò di sparare. Il ragazzino sparò e colpì la tortorella che sfarfallò per un poco e cadde a terra. Benedetto corse e prese in mano la bestiolina che pulsava ancora di vita. La portò verso il figlio e disse «L'hai beccata, l'hai beccata!». Gli altri cacciatori si congratularono per il colpo felice del ragazzino che non aveva mai sparato un colpo. Il figlio di Benedetto rimase in disparte. Aveva visto e sofferto gli ultimi singulti della tortorella. Aveva ucciso una vita. Quando il ragazzino divenne un uomo, a qualcuno che era in grado di capirlo, confessò. Da piccolo io ho distrutto una vita inferiore all'umana.